Martedì 30 maggio 2017, presso il Rettorato dell'Università degli Studi Roma 3, si è tenuto il convegno internazionale Disability Studies and Inclusive Education. All'incontro si è avuto modo di discutere della dimensione internazionale dei Disability Studies con Beth Ferry, dell'Università di Syracuse, Dan Goodley, dell'Università di Sheffield, Fabio Bocci, Simona D'Alessio e Roberto Medeghini, ricercatori del gruppo di ricerca ed inclusione Disability Studies. Sono molto contenta di presentare questo convegno, questa iniziativa, perché è il primo convegno italiano sui Disability Studies in Italia e quindi presenterà sia quella che è la prospettiva internazionale riguardo questa disciplina, che è molto nuova per il sistema italiano, sia che cosa rappresentano i Disability Studies poi specificamente per l'Italia. Infatti avremo due giorni, la prima giornata appunto dedicata alle prospettive internazionali su che cosa sono i Disability Studies in tutte le loro sfaccettature, quindi inclusi anche i Critical Disability Studies, e poi una giornata dedicata alla situazione italiana, che cosa sono i Disability Studies in Italia e che cosa hanno rappresentato per la ricerca e per la pratica educativa. E quindi fondamentalmente alla domanda cosa sono i Disability Studies posso semplicemente dire che è un nuovo modo, un approccio sicuramente critico di cercare di comprendere che cos'è la disabilità e anche il concetto di normalità, quindi affrontarle come costruzioni sociali, come nel caso della disabilità come una forma di oppressione sociale e di discriminazione nei confronti di chi si differenzia da una norma che è stata stabilita da qualcuno, quindi non come norma naturale che esiste. E questo è importante per la ricerca, perché cambiano chiaramente i punti di vista, cambiano gli oggetti della ricerca, quindi lo studente disabile non è più soltanto oggetto di ricerca, è colui che riceve le decisioni prese da altri, magari i medici, i professionisti della medicina, gli psichiatri, eccetera, ma diventa soggetto attivo, capace di prendere decisioni per la sua vita e quindi di cambiare tutte quelle cose che non funzionano nel sistema e che rappresentano una barriera alla sua partecipazione. Thank you, Beth, thank you, Dan. It's an honor and a pleasure to have you here today, and we are looking forward to listen your lecture. So today I'm going to be talking about disability studies and inclusive education and ways that it's very important for both the US and Italy to pay attention to issues of race and ethnicity, social class, gender, and disability when we think about marginalization in schools and how to make schools more welcoming for all students. My talk sought to introduce some developments in disability studies from around the world, and to think about how these new approaches to disability might allow us opportunities for thinking about the meaning of school, about educational processes, and about creating communities which are inclusive rather than exclusionary. So some of these approaches included approaches such as CRIP theory, critical ableist studies, Global South disability studies, and all of these approaches have in mind, I suppose, two things. One, seeing disability as an opportunity and a resource for thinking about the world. And secondly, recognising that disabled people continue to suffer extreme prejudice and discrimination across the globe. And there's an urgent need to tackle that discrimination. Sono state molto, direi, presenti in questi anni, soprattutto su un tema che è quello biologico, cioè il fatto che la divisione fra deficit e disabilità, introdotto da Obias e dal modello sociale, indicava che il deficit di per sé, pur essendoci comunque un costrutto, che la disabilità diventa poi anche qui un costrutto, ma anche una disabilitazione da parte del sociale.
domani proporrò, visto che secondo me Disability Studies, più che essere una corrente, sono un movimento di apertura dei discorsi sulla disabilità, una contestualizzazione di un orizzonte di senso, proporrò qualcosa che è assolutamente al di fuori quello che è l'orizzonte attuale di Disability Studies, recuperando il discorso di Fernand Deligny, che era un educatore, non credo che lui si volesse definire educatore, che si è occupato di autismo grave molto prima che l'autismo diventasse una questione come attualmente particolarmente dibattuta. E niente, cercherò di riproporre una cosa antica come momento di apertura verso il futuro, perché tutto sommato tante cose che sono state hanno ancora il loro senso e meritano essere riprese.